È proprio il caso di dirlo, eppur si muove. Sto parlando ovviamente del calciomercato giallo-rosso in uscita, perché a breve potrebbe arrivare l'ufficialità della cessione definitiva di Andrea Belotti al Como per 4 milioni più 1 di bonus. All'inizio l'unico problema che era sorto, diciamo, all'interno di questa trattativa era la volontà del giocatore di voler disputare le coppe europee. Sembra che, pensandoci a lungo, il giocatore alla fine si è convinto e a breve potrebbe arrivare l'ufficialità della sua cessione definitiva. Voglio sfruttare questa notizia per fare un video generale per quanto riguarda tutti gli esuberi attualmente presenti in casa Roma, per raccontarvi un pochino le novità che ci sono state in questi giorni per chi magari non è stato attento, non ci ha pensato, semplicemente se ne è fregato, e dirvi un po' cosa ne penso e vediamo un po' quali potrebbero essere effettivamente i giocatori che lasceranno questa squadra in estate e quali invece hanno più possibilità di restare. Prima di cominciare, solite cose: se volete potete supportarmi con un mi piace, che a voi non costa niente ma per me è importantissimo per capire che apprezzate i miei contenuti e volete vederne sempre di più, e se volete potete anche iscrivervi al canale e potete seguirmi su tutti i miei profili social che lascio come sempre qua sotto in descrizione. Prima di cominciare ci tengo a fare, diciamo, una premessa, che la cessione di Belotti mi dispiace. È un giocatore che ho sempre apprezzato per lo spirito, per la grinta che ci ha sempre messo in campo. Ho avuto comunque il privilegio, tra virgolette, di vedere la sua forse miglior prestazione con la maglia della Roma in un Roma-Salisburgo della scorsa stagione, in cui fece gol, ma fece una prestazione veramente straordinaria da applauso a scena aperta. Infatti l'Olimpico gli riservò un bel, uno scosciante standing ovation. È proprio il caso di dire che la sua carriera è cambiata con un tocco, se così possiamo dire, e cioè il tiro sbilenco in finale di Europa League. Diciamo che quella partita è stata una sliding doors veramente pesante per noi, perché sappiamo tutto quello che è successo poi. Vincendo quella partita tu saresti tornato in Champions League, avresti giocato la Supercoppa Europea, avresti un trofeo in più, forse Mourinho sarebbe ancora alla Roma e forse quest'anno non sarebbe andato così allo scatafascio, e lo stesso Belotti in questo caso sarebbe diventato una divinità. Per esempio Iturbe è stato un flop clamoroso con noi, però quando ci ripensiamo ovviamente il ricordo viene sempre a quel gol nel derby di ritorno della stagione 2014-15 che ci ha fatto andare in Champions direttamente, quindi lo vediamo già con un occhio diverso. Belotti è stato un flop, quello indubbiamente, sia nella prima che nella seconda stagione. Ha avuto anche sfortuna, quello c'è da dirlo, però non è andata esattamente come ci aspettavamo. Però comunque lo ringrazio per l'impegno che ci ha messo. È vero, mi ha dato particolarmente fastidio quando in Fiorentina Roma questa stagione si è accasciato a terra Morente guadagnandosi un rigore secondo me ridicolo, però possiamo anche dire che è un discorso anche di professionisti, o meglio, i giocatori fanno anche così, cioè in una partita che per la sua squadra in quel momento era importante, ha fatto un po' la furbata e lì è stato stupido l'arbitro che ci è cascato. Non è stata una simulazione completamente inventata, però è vero, appena si è fatto toccare è subito crollato a terra. È una cosa che avrebbe potuto fare anche in un Torino-Roma e a noi probabilmente non avrebbe dato fastidio, ma a loro sicuramente sì. Quindi mi dispiace per come è andata. A livello economico è una bella manna dal cielo, perché comunque è uno stipendio importante, è un giocatore che ti ha preso a parametro zero, quindi tutto quello che ci guadagni è plusvalenza, quindi ci sta. Se tanto non era nel progetto Roma, tanto male che tu l'hai ceduto. Certo è che mo voglio vedere a fine calciomercato quale sarà l'attaccante di riserva, e mi auguro ovviamente che sia più forte del Gallo Belotti. Quindi nonostante tutto gli auguro ovviamente tanta buona fortuna, ovviamente tranne in Como Roma e Roma Como. Detto questo, cominciamo subito. Voglio partire, voglio analizzare con voi tutti quei giocatori che in questo momento sono, diciamo, in uscita dal club giallorosso, e dirvi anche secondo me quante possibilità ci sono meno che partano. Partiamo ovviamente da Rui Patricio. Ho deciso di fare un po' una classifica dal portiere fino agli attaccanti. Rui Patricio che ovviamente saluterà la Roma a parametro zero. Io ammetto che da una parte ho pensato, se tanto devi prendere un giocatore scarso, tanto vale che lo tieni lui, nel senso che è un giocatore esperto che può fare ancora da chioccia dal titolare Svilar. Poi ho pensato, lo stipendio non è basso, è un giocatore di una certa età, alla fine che termini il contratto dopo tre stagioni, ci può anche stare. Quindi alla fine Rui Patricio saluterà la Roma e rispetto ad altri giocatori non c'è la minima possibilità che possa restare. Rick Karsdorp, avevo scritto un foglio che adesso ho qua sotto per aiutarmi, in cui avevo scritto zero offerte, perché effettivamente fino a poche ore fa non si parlava di nessuna squadra interessata al giocatore. Vuole dire, ci mancherebbe altro, non tanto per il fatto che non sia un fenomeno, quanto più perché non prende uno stipendio indifferente, e chi ti dà quei soldi per un giocatore che ti rende in quel modo? Questo è un po' il problema principale che purtroppo molti sottovalutano. Sembra però che nelle ultime ore si sia fatto sotto l'AEK Atene, che
cercando, diciamo, informazioni per provare a prendere il terzino olandese. Io sinceramente do pochissime speranze a questa trattativa, dubito che Kardorp voglia fare un passo così indietro, andando sì magari in una big, ma comunque del campionato greco, e lì vorrebbe dire, diciamo, chiudere con il calcio ad alti livelli, per quanto non c'è mai entrato in maniera particolarmente importante. Quindi non credo che la Roma non lo voglia cedere alle Akpatene, credo più che sia lui che possa dire di no e quindi bloccare la trattativa sul nascere. Speriamo che entro fine calciomercato qualche squadra riesca a prenderlo, perché io ormai non lo posso più vedere con la maglia della Roma. Un giocatore che ha fatto anche troppo stagioni con noi, cioè se ci pensiamo è dalla stagione 2017-18, fatta eccezione per una in prestito al Feyenoord. Da di lì in poi l'abbiamo sempre avuto in rosa, sempre, sono sette anni, facciamo sei senza quello in prestito, sono tanti, sono veramente veramente tanti. Quindi mi auguro che questa volta sia un addio definitivo, ma non perché lo odio a morte, ma perché tecnicamente hai bisogno di cambiare un po' le fasce. Sempre rimanendo in esterni di destra, Christensen tornerà a Leeds dopo il prestito di questa stagione. Non credo minimamente che la Roma sia intenzionata a riportarlo alla base, anche se fosse un eventuale nuovo prestito, non penso che succederà, perché per quello che l'abbiamo visto si è confermato un giocatore modesto, ma proprio a livelli medio-bassi. Non ricordo grandiose partite da parte sua, neanche partite disastrose, se è per questo, cioè nel senso non è mai andato sotto il 4, 4 e mezzo, a meno che non parliamo di partite in cui tutta la squadra ha fatto effettivamente male. Ricordo un periodo in cui sembrava poter essere effettivamente il titolare indiscusso, col gol al Sassuolo, mi pare un assist in quel periodo, sembrava che potesse far bene, e invece poi ciò non è successo. Il giocatore è rimasto una riserva a tutti gli effetti e non credo che abbia dimostrato le qualità per poter restare ulteriormente alla Roma. Apro e chiudo parentesi, in questo video non parlerò di quei giocatori che potrebbero restare o potrebbero andarsene, che però sono comunque giocatori di un certo livello. Per esempio Llorente non l'ho inserito, perché questo video è dedicato agli esuberi, a quei giocatori che la Roma cederebbe più che volentieri. La sua situazione comunque intricata è un po' simile a quella di Christensen, però non lo considero un giocatore che la Roma darebbe via volentieri. Cioè siamo un po' lì, però credo che stiano valutando anche per capire chi possa arrivare e chi possa effettivamente andarsene via. Ho messo però, e forse qualcuno di voi non sarà d'accordo, Chris Smalling. Ho messo Smalling perché dopo la scorsa stagione non si può non pensare che la Roma farà di tutto per cederlo da qualche parte, perché prende uno stipendio esorbitante per un giocatore che l'anno scorso a malapena ha fatto una ventina di presenze complessive in tutte le competizioni, sono veramente veramente poche. È stato via praticamente mezza stagione, neanche si fosse rotto il crociato. Quando ha giocato non ha mostrato le qualità di un tempo, con Leverkusen ricordo che è stato veramente disastroso, forse anche a livelli di Kasdorp. È un giocatore che ha fatto bene con la Roma, quindi se dovesse partire quest'estate non sarò mai io a dire non mi è piaciuto, è stato un fallimento. Anzi, al netto degli infortuni è stato un giocatore importantissimo sia nel primo anno di Mourinho che nel secondo, che soprattutto nel secondo, e anche la sua prima stagione con Fonseca è stato un ottimo giocatore, un ottimo difensore centrale. Quindi io, se dovessi salutare, lo ringrazierò sempre per le belle cose che ci ha fatto vedere dal 2019 fino ad oggi. Passiamo invece a Spinazzola. Spinazzola, come Rui Patricio, ha contratti in scadenza. Qua diciamo che per una differenza di età e tutto, da quello che si è capito e si è intuito, il giocatore sarebbe anche rimasto. È stata però una decisione della Roma quella di non rinnovare il contratto, e penso che ormai sia definitivo, perché se tu lo fai comunque lo decidi un po' prima del 24 giugno, e quindi penso che tra pochi giorni il giocatore saluterà la Roma dopo anche lui un bel po' di stagioni. Era dal 2019 come Smalling che c'era Spinazzola in rosa, purtroppo non l'abbiamo sempre visto difendere la nostra squadra, perché per un anno e poco più è stato via per quel tremendo infortunio all'Europeo. E però anche in questo caso, come si fa a dirgli male? Cioè anche lui, come Smalling, ha detto degli infortuni, ha fatto delle prestazioni straordinarie, è stato un giocatore secondo me fondamentale per più stagioni, e forse quell'infortunio è stata proprio anche in quel caso una sliding doors pesantissima, perché in quell'Europeo tu o te lo tenevi e avevi un giocatore di livello clamoroso, o lo cedevi e ci facevi un sacco di soldi. Non sei riuscito a fare nessuna delle due cose, e questo purtroppo ci ha penalizzato tanto. Rispetto a Rui Patricio, ovviamente Spinazzola ha già più offerte e sembra che il Napoli sia vicinissimo all'acquistarlo. Mi dispiacerebbe, perché comunque un po' c'era affezionato, però
tanto vale che il giocatore giustamente decida qual è la squadra migliore per andare dopo la Roma. Restiamo in difesa, concludiamo con Kumbulla che tornerà dal prestito disastroso al Sassuolo con la squadra che è andata in Serie B anche per colpe gravemente sue, e per colpe gravi sue, scusate, usiamo i termini giusti, addirittura sto leggendo che potrebbe restare per sostituire Llorente. Io ho i brividi, nel senso che Llorente, per carità, non è un fenomeno, non è giovanissimo, non prende poco, quindi che possa non restare ci sta, però Kumbulla, porca miseria, cioè io non ricordo veramente un periodo in cui ho pensato cavolo che bel giocatore, da quando è alla Roma, e c'è da parecchio, perché parliamo sempre del 2020, ridendo e scherzando sono 4 anni, anche lui si è fatto il crociato e quindi sappiamo bene quello che è successo, però lento, macchinoso, impacciato, cioè non capisco perché da quello che sto leggendo De Rossi lo vorrebbe tenere a Roma. Boh, cioè, beh, è vero che è giovane, per carità, non è che sia vecchio, quindi può avere ancora mercato, ma non so, cioè, dopo un prestito del genere al Sassuolo non vedo perché debba essere confermato alla Roma, cioè ha fatto male in una squadra che è retrocessa e tu che fai lo tieni, bravissimo, ha fatto un bel lavoro. Vabbè, forse sì, ha fatto un bel lavoro a fare retrocedere il Sassuolo secondo qualcuno, però mi sembra veramente un'assurdità. Passiamo al centrocampo, cerchiamo di velocizzare un pochettino. Renato Sanchez tornerà indiscutibilmente al Paris Saint Germain e meno male che l'hai preso in prestito, perché se era un acquisto in stile Pastore eri veramente fregato, sia a livello di cartellino che a livello di stipendio. Aouar è un po' una via di mezzo, non è un Llorente, ma è un giocatore che la Roma secondo me cederebbe anche volentieri, essendo che l'hai preso a parametro zero. Si sta parlando in questi ultimi giorni di un interesse del Nizza, quindi potrebbe tornare in Ligue 1. Forse può essere quello il campionato per lui a livello di ritmo di gioco, perché mi è sempre sembrato qua in Italia un giocatore un po' bloccato, poco lucido, poco determinante. Poi per carità, i suoi 3-4 gol li ha fatti, però è strano perché li ha fatti nelle prestazioni peggiori, quindi è veramente un po' una cosa inusuale. Zaleski, qua è un giocatore che veramente bisogna ragionarci su, perché è già uscito con la Polonia, quindi non è che è potuto andare troppo avanti per poter dimostrare le sue qualità. È un giocatore che in nazionale sembra un altro, e questo sinceramente non capisco il perché. Alla Roma invece sono 2 anni che resta un giocatore totalmente impacciato, ma poco decisivo, cioè non riesce a dire nulla quando lo vedi. Difensivamente non riesce a far niente. A livello offensivo sbatte sempre addosso ai giocatori, non ricordo una bella giocata, un bel dribbling, ha fatto un paio di assist forse, però porca miseria, c'è un giocatore proprio meh. Cioè, avete presente la scena di Checco Zalone su Quo Vado, quando riduce tutte le parole, tutte le traduzioni in meh, in questo caso un meh. Cioè, un giocatore né carne né pesce, cioè, che magari in alcuni momenti pensi, cavolo, può essere utile. Non lo è mai, fidatevi, non lo è mai. Poi magari vai in un'altra squadra, esplode, diventa il nuovo Calafiori, dopo lo vai a rimpiangere tutta la vita. Però sono 2 anni che sta qui, 2 anni che io non ricordo una prestazione veramente positiva da parte sua. E cavolo, non parliamo di qualche mese, cioè è più il tempo che ha fatto male che il tempo che ha fatto bene. Questo vorrebbe dire qualcosa, no? Quindi non lo regalerei, perché è ancora giovane. Però per una 15ina di milioni penso che lo porti in braccio io, soprattutto perché è un giocatore della primavera, quindi facciamoci famosa a capire, come si dice. Su Belotti abbiamo già parlato, vicino al Como per 4-5 milioni, mi dispiace, gli auguro in bocca al lupo. Qua però complessivamente è stato un po' un fallimento. Passiamo agli ultimi 3, che sono 3 giocatori che torneranno dai rispettivi prestiti. Uno è Solbakken, ancora non si parla di nessuna squadra, ma sicuramente gli si troverà una sistemazione, a meno che De Rossi non abbia l'intuizione e dice porca miseria, facciamolo diventare il nuovo attaccante titolare della Roma, ma ne dubito fortemente, almeno spero. Shomurodov tornerà dal Cagliari, qua bisogna vedere se i rossoblù decideranno comunque di confermarlo. Non hanno sicuramente quei 9 milioni, o comunque non vogliono spendere quei 9 milioni che servono per il riscatto, che erano stati fatti sul contratto, ma forse se ti accordi a una cifra un po' più inferiore potresti provarci. Adesso io devo ricordarmi come funziona, perché tu l'hai preso nel 2021 e gli hai fatto un quadriennale, quinquennale, quindi bisogna capire un po' la spesa, cioè, che tu hai fatto. Quindi io penso che la Roma almeno non voglia andare in minusvalenza, cioè almeno vuole pareggiare un pochino la spesa fatta, e sapete bene che non funziona che hai speso 18 milioni e devi averne 18. Si divide un po' per gli anni di contratto che gli hai fatto, e in quel caso dopo capisci quanto ti conviene guadagnarci. Però vediamo un po', può darsi lui rispetto ad altri potrebbe effettivamente ritornare nella squadra in cui
non ha fatto benissimo, ma neanche malissimo, se così possiamo dire. E l'ultimo è Darbo. Darbo che ha fatto molto molto bene in Serie B con la Sampdoria. Io personalmente lo valuterei, nel senso, adesso io non dico è lui il futuro del centrocampo, però io in estate gli farei fare intanto il ritiro con la squadra, vedi un po' com'è, poi se pensi che possa essere utile, non lo so, cioè secondo me può essere uno a cui può dare una possibilità. Cioè io ricordo che comunque nelle prime settimane con Fonseca stava facendo bene, poi Mourinho l'ha mandato nella mischia contro il Bodo Glimt ed è stato uno di quelli epurati che non ha più toccato il pallone, poi si è anche rotto il crociato, quindi Forel è stato anche sfortunato, però viene da una stagione positiva rispetto a tanti altri giocatori che tornano dai prestiti. Non lo so, cioè è più probabile che alla fine lo rimandi in prestito, per carità. Però io dico, boh, vediamo un po'. Può darsi che questa esperienza in B lo ha galvanizzato un po' e può darsi che effettivamente possa essere utile. Mi ricorderebbe un po' Florenzi che andò in prestito al Crotone, tornò alla Roma e tutto sommato nei suoi primi anni fece davvero davvero bene. Quindi vediamo un po' quello che succederà. Detto questo ragazzi, allora fatemi sapere nei commenti invece voi cosa ne pensate. Ci vediamo presto per un altro video. Un saluto e sempre comunque, forza Roma! Ciao ragazzi!